Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana. Una puntata dedicata allo sport e alla cultura, quella che ci apprestiamo a vivere assieme. Iniziamo da una disciplina, il tiro al volo, che vede in un toscano, Alessandro Gaetani, grande ambasciatore a livello internazionale ed è stato riconosciuto anche dall'organo legislativo regionale. In una giornata dedicata allo sport, il Consiglio regionale ha premiato il campione di tiro a volo Alessandro Gaetani. È stato il presidente Antonio Mazzeo a consegnare una targa dell'Assemblea Toscana a Gaetani per i numerosi e prestigiosi meriti sportivi. Da 10 anni Alessandro Gaetani, 55 anni, originario di Ponte a Egola, pratica con successo il compact sporting, una delle discipline non olimpiche di tiro al piattello. Nel mondiale dello scorso anno si è aggiudicato l'oro nella competizione a squadre e all'europeo ha conquistato l'oro a squadre sia nel 2021 che nel 2022 con un bronzo individuale. In carriera ha conquistato 8 campionati italiani nelle varie discipline, 2 ori europei a squadre e un bronzo individuale, un oro mondiale a squadre. La mia carriera inizia nel tiro a volo una decina di anni fa in maniera un pochino più importante, ho sempre sparato ma a livello dilettantistico. Una decina di anni fa ho cominciato in maniera un po' più importante, diciamo da un paio d'anni sono riuscito a ottenere delle belle soddisfazioni. L'anno scorso ho vinto un campionato mondiale di compact sporting e un campionato europeo, quest'anno ho rivinto l'europeo, quindi diciamo che è andata molto bene. Più che soddisfatto. È una grande scuola di tiro a volo l'Italia da tanti anni, specialmente nelle discipline olimpioniche. La mia non è olimpionica, quindi è una disciplina dove facciamo tutto da soli, chiaramente diverso da atleti riconosciuti da CONI. Sono molto felice di aver accompagnato un mio concittadino, Alessandro Gaetani, che appunto riceve un riconoscimento a livello regionale per la sua attività sportiva, un'attività che travalica i confini nazionali ma va anche chiaramente nelle competizioni internazionali, quindi competizioni europee, mondiali, in una disciplina che è quello del tiro a volo, che è molto sentita anche dalle nostre parti perché Samignato è uno dei comuni maggiori per esempio per numero di cacciatori. Sappiamo che il tiro a volo chiaramente è un parente della caccia, forse la disciplina sportiva che più gli si avvicina. Lo scorso anno gli demmo un riconoscimento in sala consiliare, però ecco, ora abbiamo detto non basta più, ecco, l'ambito comunale, bisogna andare minimo nell'ambito regionale. Ma oggi siamo qui per ringraziare con questo premio un campione di uno sport meno noto ma non meno bello di altri, la vittoria al campionato europeo di Alessandro Gaetani dà il senso dell'impegno, della passione, della capacità di concentrazione, perché è uno sport che richiede questo, ed è premia una persona che è cresciuta, ha vissuto nella nostra regione, la Toscana, e che ha portato il nome della Toscana in alto nel mondo con le tante vittorie in questi anni. Oggi questo premio è un riconoscimento al valore dell'atleta, alla capacità di farci emozionare, alla capacità di dare valore anche a sport che sono meno noti e che hanno bisogno del sostegno da parte di tutti noi. Può vantare 120 anni di storia e la società calcistica più longeva della Toscana. Parliamo dell'Aquila Montevarchi, a cui il Consiglio regionale ha dedicato una targa. Una targa del Consiglio regionale della Toscana per ricordare i 120 anni di storia sportiva dell'Aquila Montevarchi 1902, la più antica società calcistica della Toscana. La cerimonia si è svolta nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. È stato il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo a consegnare il riconoscimento nelle mani del vicepresidente del club, Andrea Romei. 120 anni di storia sportiva, patrimonio e prestigio della nostra comunità è la motivazione incisa sulla targa. Il conferimento è stato deciso all'unanimità dall'ufficio di presidenza grazie alle iniziative del vicepresidente Marco Casucci e del consigliere regionale Gabriele Veneri. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Montevarchi e presidente della provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini e l'assessore comunale allo sport Lorenzo Allegrucci. È un giorno bello, un giorno importante per la Toscana, per Montevarchi. Premiare la società Aquila Montevarchi per i suoi 120 anni, per essere la società più longeva
della Toscana, dà il senso del nostro attaccamento al territorio, la necessità di investire sui più giovani, sui vivai, a costruire le condizioni per cui i ragazzi possano avvicinarsi allo sport sempre meglio. Consentitemi di ringraziare il vicepresidente Casucci, il collega Veneri, per aver voluto questo riconoscimento, che è un riconoscimento a chi investe sullo sport, che è un riconoscimento a chi investe sul territorio. 120 anni di storia, per dire che siamo qui a celebrare la gloria sportiva, il patrimonio, il prestigio che ha l'Aquila Montevarchi nella nostra provincia di Arezzo, in Toscana, direi anche in Italia, perché di fatto è una delle squadre più antiche d'Italia. I colori sono quelli rosso-blu dal 1926, una storia che ha visto finalmente tornare in Serie C l'Aquila Montevarchi e rimanerci, quindi dare una continuità a quello che sarà i prossimi anni. Per noi è importante in provincia avere squadre così importanti a categorie come la Serie C e speriamo sempre meglio, perché fa parte, appunto, è un patrimonio. Bisognerebbe considerare anche lo sport come uno dei fattori di sviluppo della provincia. Questo lo dico per tutte le squadre della nostra provincia. Cerchiamo di investire e di essere anche vicini e presenti come persone delle istituzioni a queste squadre di calcio e dello sport in genere. È un orgoglio per la nostra città, ma è un orgoglio anche per tutta la regione, perché è la società sportiva, appunto, calcistica più antica della nostra regione e una delle più antiche d'Italia. Quindi una storia che va avanti da tanti anni, ma che continua a mietere successi e soddisfazioni. Quindi siamo qui ad un riconoscimento non solo per la storia di questa società, ma anche per i successi che è riuscita a raggiungere. L'ultimo, quello nel 2021, è riuscita a tornare nella Lega Pro in Serie C, che è stato un segno di rinascita, di ripartenza non solo per il mondo del calcio montevarchino, ma solamente per tutta la città dopo due anni particolarmente difficili. Per noi è un riconoscimento importante, perché sappiamo il valore della nostra Aquila, della nostra Aquila Montevarchi, che è la società più antica della Toscana, e tra l'altro quest'anno ha un valore ancora doppio, perché ha coinciso con il nostro primo anno della nostra gestione nel ritorno nella Lega Pro. In più ci siamo salvati, quindi noi faremo la terza categoria professionistica anche il prossimo anno, e per noi è un onore essere qui, è un onore partecipare a questo campionato, e ringraziamo per questo riconoscimento. Rende famoso il territorio di Montepulciano ben oltre i confini regionali, è il cantiere d'arte internazionale della città poliziana, che anche in quest'estate è pronta con un cartellone d'eccezione presentato a Palazzo del Pegaso. Internazionale, rivolto alla crescita culturale dei giovani e alla valorizzazione della creatività contemporanea, un evento inclusivo e collettivo. Il 47esimo cantiere internazionale dell'arte torna ad animare Montepulciano e i comuni della Val di Chiana senese dal 16 al 31 luglio, con 36 appuntamenti e 320 artisti provenienti da tutto il mondo, che porteranno in scena un repertorio molto diversificato di spettacoli musicali, installazioni multimediali, teatro musicale, danza, concerti. Quest'anno abbiamo uno sforzo produttivo importante, perché proponiamo al nostro pubblico un ventaglio di spettacoli molto diversi. Si va dalla videoinstallazione multimediale, che aprirà il 16 il nostro cantiere, fino ad arrivare a produzioni di teatro musicale sia della tradizione che contemporaneo. Un sguardo molto interessante sulla musica da camera, privilegiando i ragazzi che si stanno come dire, si portano per la prima volta ad eseguire musica nuova, giovani interpreti e giovani compositori ai quali abbiamo commissionato dei lavori. Il teatro musicale contemporaneo, con due titoli in prima assoluta, e un molto importante concerto della nostra orchestra poliziana, dell'orchestra giovanile del Conservatorio di Lugano e dell'ORT, orchestra regionale toscana, che chiuderà il nostro cantiere con un spettacolare concerto con la star del pianismo giapponese Mariko Dama, diretta dal nostro direttore musicale Mark Niemann. A chiudere l'evento, lo spettacolare concerto di una star internazionale, la pianista nippo-statunitense Mariko Dama, diretta dallo stesso direttore musicale del cantiere Mark Niemann. Edizione dopo edizione il cantiere internazionale si rinnova, riconfermando tuttavia l'aderenza al sogno utopistico del suo fondatore, il compositore e intellettuale tedesco Hans Werner Enz, scomparso 10 anni fa.
Un 47esimo cantiere che ha un filo conduttore che è quello del ricordo e della memoria, partendo dal 10° anniversario della scomparsa del maestro Enz e quindi ripercorrendo un po' il suo percorso, alcune il teatro musicale e poi ricordando anche altri artisti, Battiato, Pasolini stesso, quindi delle performance specifiche, balletto in Piazza Grande, grande concerto sinfonico di chiusura, musica da camera, quindi con tutti i luoghi, Cortile delle Carceri, San Biagio e più tutti i comuni della Val di Chiana Senese che fanno parte della nostra fondazione di partecipazione. Quindi abbiamo dei grandi artisti, delle grandi collaborazioni, l'Orchestra della Svizzera, l'Orchestra Regionale Toscana, l'Accademia di Macerata, il patrocinio di Rai Toscana, quindi insomma tante collaborazioni che sono anche un grande patrimonio per noi, non solo italiane ma anche estere, parecchie dalla Germania. Quest'anno il nostro direttore musicale è un famoso direttore di orchestra, Mark Niemann, tedesco, e quindi tutti gli anni questa è un po' la scelta di provare dei direttori diversi anche per scambi culturali con altri paesi europei, per consolidare ancora l'aspetto internazionale della fondazione, che ospita mediamente più di 200 artisti da tutto il mondo. A partire dalla scomparsa del maestro Enz, il filo conduttore dell'edizione è quello della memoria. Una giornata sarà dedicata al percorso sperimentale di Franco Battiato, mentre il 27 luglio un percorso a parte verrà dedicato all'omaggio a Pierpaolo Pasolini, con l'inedita drammaturgia di Roberto Paci Dalò e Benedetta Bronzini, che arricchirà il totale di 15 premiere assolute e commissioni del cantiere. Devo dire che non vanta soltanto eventi culturali, il cantiere d'arte internazionale produce musicisti, è una scuola di musica vera e propria con molti docenti, molti studenti, se ne contano nel tempo migliaia, che molto spesso raggiungono qualifiche che le portano a suonare anche in orchestre molto qualificate. È un evento che ha reso sicuramente la notorietà e la visibilità di Montepulciano a livello internazionale, ha sicuramente accompagnato anche la crescita non solo culturale del territorio ma anche economica, e devo dire che ha anche creato delle professionalità sia in campo musicale che tecnico, che insomma sono comunque delle figure importanti non solo a Montepulciano. Ha uno spiccato carattere internazionale anche proprio grazie alla partecipazione di oltre 300 artisti, e devo dire che in un momento storico in cui sicuramente è segnato da una guerra alle porte dell'Europa è anche un segno, insomma, una bella risposta non solo in termini ideologici a questo importante evento che sicuramente sta sconvolgendo tutto il mondo. Un qualcosa di unico, perché Montepulciano in quei giorni insieme ai comuni della Val di Chiana Senese terrà insieme storia, arte, cultura, bellezza, ma soprattutto musica di qualità, coinvolgerà cittadini del territorio, coinvolgerà turisti, sarà un luogo in cui sperimentare. Quanto è bella la sperimentazione dopo questi anni difficili in cui ci siamo chiusi e avevamo paura di sperimentare. Sono contento di essere oggi qui perché il 47esimo cantiere internazionale d'arte è un modo per guardare con speranza e ottimismo al futuro. Quando il sindaco Angiolini, quando la collega Rosignoli mi hanno chiesto di poterlo presentare qui, ho detto sì, facciamolo subito perché è in linea con quello che noi ci immaginiamo della Toscana di domani. E poi 47 anni sono tanti, sono lunghi, e il fatto che ci siano state tante edizioni dà il senso vero del valore, del radicamento, del coinvolgimento e la prospettiva bella verso il futuro. Tra le novità di quest'anno il servizio di babysitting musicale gratuito. Gli adulti potranno così seguire spettacoli e concerti, mentre i bambini, neonati compresi, rimarranno in compagnia degli esperti dell'Istituto Enz per fare attività di propedeutica musicale affinché tutti possano partecipare all'esperienza musicale e culturale del cantiere internazionale d'arte. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.